Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ho realizzato una libreria sospesa andando a riciclare un pallet, degli scarti di lavorazione, dei listoni e delle tavole di carpenteria. Queste erano messe veramente male, ma è quello che mi ha ispirato. Andando a fare le ricerche un po' su internet ho trovato uno stile che possa piacermi e che possa andare a aumentare l'arredamento del mio balcone, una fase di ristrutturazione low cost che sto portando avanti nel tempo. Ho realizzato quello che lo andremo a vedere. Tutto è fatto utilizzando della colla vinilica per esterno, rettificando le tavolette per poterle fare accoppiare, e tutta la libreria viene tenuta praticamente da tre fresate, dove sono inserite le tre mensole, che vanno a coprire quasi l'intera larghezza della libreria. Andiamo a vedere ora da vicino tutta la sua realizzazione, ma prima ricordo, per chi non l'avesse fatta ancora, di iscrivervi al canale. Così recuperato le prime tavole per comprare la libreria. Abbiamo delle tavole di carpenteria molto vecchie, un po' marce, ma spazzolate, penso verranno con un buon risultato. Dei listoni di un precedente progetto, uno scarto di tavola già verniciato da una parte, quindi li può portare avanti sulla velocità del lavoro. Vado ora a dare un taglio ad ogni tavola per rendere la composizione armoniosa secondo quello che è lo schema della mia idea. Mi sono assicurato di aver tolto tutti i chiodi, posso cominciare a fare i primi tagli. L'asse più lunga, quella centrale, sarà da un metro, ovviamente farò saltare la parte danneggiata, ma non prima di aver sistemato anche quest'altro lato per evitare che queste spaccature possano progredire nel tempo. Magari se ne farà qualcun'altra, ma intanto lo limito. Tutti i pezzi sono stati tagliati, devo andare a rettificare al bancosega perché fra doga e doga ho dello spazio. Quindi li rettifico così aggiusto la costa e quando li vado a incollare si possono accoppiare in maniera uniforme. Infatti in questo esempio che vi faccio vedere, qui il pezzo tocca, ma qua c'ho almeno 2 mm di spazio. Quindi un passaggio al bancosega, rettifico i profili e li vado a incollare. Da quello che vedete è la parte posteriore della libreria. Ho spessorato al di sotto con dei listelli per poter lavorare più semplicemente e più facilmente e intanto andrò a montare sulla parte posteriore, andrò semplicemente a vitare questi due listelli che mi permetteranno di poter lavorare sull'altra faccia. La prima cosa che andrò a fare è di spazzolare tutta la superficie così per renderla ancora un po' più rustica. Dopodiché andrò a creare le fresate per le mensole. E prima di incollare il tutto andrò a dipingere singolarmente ogni tavoletta, perché alcune tavolette avranno dei colori differenti, quindi per evitare che la vernice si accavalli una sull'altra, trovo più semplice andarla a colorare prima di andarla a incollare. Fermo restando che comunque la parte di contatto tra tavola e mensole se la lascerò grezzo, così la colla potrà fare una presa migliore. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening?
Cambio di programma, vado a fare prima le fresate e siccome la tavola di carpenteria è spessa 25 mm e ho una fresa da 18 mm, farò due passaggi. La prima asporterà 18 mm, mi sposterò poi di altre 7 mm per arrivare ai 25 mm. Farò in tutto 4 passaggi perché per ogni passaggio affonderò di 2,5 mm, quindi avrò un canale largo 25 mm, profondo 5 con 4 passaggi. Segno sulla libreria la parte dove andrà fatta la fresata e bloccando una stadia sulla libreria comincio a fare le fresate. Ho fatto il canale da 18 mm profondo 5 mm con due passaggi, mi sposto di 7 mm e vado a completare la fresata che ospiterà la mensola. Nel frattempo ho cambiato anche la battuta perché l'unica stadia storta l'ho trovata io e mi utilizzo così un profilo per una cornice che ho controllato, è più dritto, mi garantisce un lavoro migliore. Questa stessa operazione la ripeto per tutte e tre le mensole. Finita la fase di fresatura, monto questa spazzola d'ottone sull'avvitatore e comincio a spazzolare tutte le tavole seguendo la venatura, asportando così la venatura, quella un po' più morbida, lasciando sulla tavola a rilievo quella un po' più dura. Una volta verniciato il legno, questa operazione farà risaltare le venature, andando a creare un effetto più rustico. Per quanto riguarda le tavole di carpenteria, che poi saranno le mensole, quelle che risulteranno un po' più lavorate rispetto alle altre, nonostante il tempo abbia fatto già un buon lavoro andandole a invecchiare, preferisco spazzolarle per bene e accentuare i difetti. Con un taglierino elimino parte dello spigolo, simulando così ancora più un effetto rustico, e con l'aiuto di una levigatrice orbitale ammorbidisco quella parte di legno che ho sollevato con il taglierino, che inevitabilmente mi crea delle schegge. Se vi interessa questo tipo di lavorazione in cui andare a invecchiare le tavole di legno, ho fatto dei video specifici, ve ne lascio il link in descrizione così potete dare un'occhiata. Passiamo alla fase di verniciatura. Come vi dicevo, le tavole le sto dipingendo prima di essere incollate con diversi tipi di tinta, sto utilizzando un flatting già colorato, degli impregnanti di colore noce, abete fumé e grigio antracite. Non vado a dipingere le parti di contatto fra una tavoletta e l'altra perché lascio che la colla possa fare un buon lavoro, non trovando nessun tipo di vernice, entra meglio nei pori, quindi mi garantisce una presa sicuramente più elevata. Thank you.
La vernice asciutta comincia la fase di assemblaggio, incollo tavoletta con tavoletta, riallineando quella che è la fresatura per la mensola. È un lavoro che va praticamente quasi in contemporanea, sia l'accostare le tavolette che andare a incastrare le mensole. Infatti le mensole stesse mi faranno da guida per le tavolette, andandole a riallineare, dato dall'incastrarsi della mensola rispetto alla scanalatura. Per facilitare il montaggio della libreria ho utilizzato questa livella laser della Popoman. Mi ha mandato questa livella e mi sono detto quale migliore occasione per poterla testare. Ve la faccio vedere da vicino. Si presenta con libretto di istruzioni, questa utile custodia e supporto magnetico per la livella. Cavetto USB per la ricarica. E questa è la livella, si presenta praticamente tutta rivestita in gomma, dove sotto troviamo la filettatura per poterla andare a montare sul supporto. Abbiamo il livello di carica, l'accensione e lo spegnimento. Questo stesso tasto, oltre all'accensione della livella laser, ci va a comandare il fascio luminoso, di default con il laser sia orizzontale che verticale. Pigiandolo una volta soltanto il laser orizzontale, pigio nuovamente soltanto verticale, pigio una volta ancora e ho nuovamente sia verticale che orizzontale. Sulla parte laterale della livella troviamo il selettore, ossia se farla funzionare a livella fissa, quindi accendo e in questo modo vado a posizionare io la direzione del fascio luminoso, oppure se lo sposto nella parte in alto diventa autolivellante. Vi faccio vedere infatti che praticamente in automatico da sola si assesta, oscilla, fino a quando non trova la posizione corretta. La cosa non avviene invece quando passo al fuoco fisso. Faccio rivedere la differenza. Così praticamente oscilla, a livella ferma il fascio luminoso oscilla perché va a trovare la posizione corretta. C'è da dire che se la livella supera un certo grado di dislivello, scusate il gioco di parole, rispetto alla posizione corretta, ci dà il segnale di lampeggiamento perché non riesce più ad autolivellarsi. Vedete, così sono praticamente oltre quello che è il limite del suo autolivellamento, quindi ci segnala l'anomalia. Riposizionata in maniera corretta, dopo qualche secondo la livella si assesta. Stiamo parlando di una livella per uso hobbistico, ma che fa bene il suo lavoro. Il costo oscilla fra le 50 e le 60 euro. Se vi interessa trovate il link in descrizione per poter fare l'acquisto. Come vedete il fascio luminoso è abbastanza potente e anche molto nitido. Considerate che due fonti di luce, vi faccio vedere. È una alle spalle del telefonino con cui faccio le riprese e comunque ho un ottimo fascio luminoso che mi permette di poter fare le mie misurazioni. Abbiamo inoltre la possibilità di regolare la potenza del fascio luminoso una volta selezionata la modalità autolivellante. Se teniamo pressato il tasto di accensione e spegnimento, cambiamo l'intensità del raggio luminoso. Questo ci garantisce ovviamente una durata maggiore di batteria e una profondità di lavorazione anche con quantità di luminosità non indifferente, una buona risoluzione per poter fare un buon lavoro.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Anche in questo caso siamo arrivati alla fine del video. Come avete visto, il progetto è abbastanza semplice, replicabile per chi ama fare le fai da te, e con un po' di accorgimenti potrete facilmente realizzare anche voi la vostra libreria. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ricordo ancora, per chi non l'avesse fatto, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!